difficilissimo qui. Ragazzi, come solito in questo canale bisogna porre una domanda. Una domanda che fa paura, perché da un po' di tempo a questa parte vogliamo fare scommesse. Scommesse salate. Io ho promesso che aumenterò i miei abbonamenti, non ne regalerò più uno o due se perdo, ma partiamo da 10. 10 abbonamenti, ma voglio che anche voi figli di puttana scommettiate soldi, voglio farmi bannare. Io scommetto 10 abbonamenti che non chiede. Minchia, se ero pronto a darli, ero sicuro che chiedeva. Non rimane che iniziare. Sono un gastroenterologo. È la cosa più bella che mi abbiano mai detto all'inizio di un gioco, porco dio. Let's go. Un dottore specializzato con... Oh, Caber, grazie per l'abbonamento. Buonasera a te. Buonasera, caro. Esperto nella diagnosi e nel trattamento di malattie del tratto digestivo. Una delle procedure più comuni è per fare la colonoscopia. L'inserimento di una camera dentro il largo intestino attraverso l'ano. Hai fatto colonoscopie per anni, per decenni, e hai trattato migliaia di pazienti. Sto vivendo un sogno che non posso spiegarlo con l'alfabeto normale. Sei molto rispettato fra i tuoi colleghi e sei anche uno che ne parla alle conferenze di importanza annuale. Le hai viste tutte e le hai trattate tutte. Niente ti stupisce e non c'è niente che non puoi che non puoi trattare. Tu sei il Michael Jordan della castra. Porco Dio. L'ho fatto io e non me lo ricordo sto gioco. Sei il Michael Jordan della gastroenterologia. Ok. Oh, ma non sai che questa è la tua settimana finale. Oh. È un buttana Madonna di Ano che caga nel caricamento. Tesoro perduto. Ma cosa stiamo giocando? 7 euro comunque, eh? Sono 7 anni da quando... ho fatto le vacanze fuori. E ho visto le news riguardo il border control e il loro brutto comportamento, che ti ficcano le mani nel culo per vedere se hai nascondi droga o esplosivi. Dove siamo arrivati a Calais, abbiamo aspettato nella linea, abbiamo fatto la fila e ho visto un'orrida espressione nella faccia della guardia. Mi ha fatto così spaventare che mi sono tolta l'anello e l'ho ingoiato, perché pensavo che me l'avrebbe preso. Poi quando abbiamo superato il confine senza nessun problema, anche se è stato molto maleducato, non parlava per niente inglese. È passata già una settimana da quando siamo tornati e il mio anello non è riapparso. È molto probabile che il tuo anello sia rimasto nel tuo corpo e semplicemente non lo vedi. Sì, sono abbastanza sicura che non sia uscito fuori. Sto vivendo un sogno, è la cosa migliore che abbia mai giocato. Il mio marito Harold ha una vista molto migliore della mia e ha finito tutte le ricerche. Tu ci hai guardato tutto.
Hai sicuramente un marito molto dedicato, Mrs. Hargreaves. Sonny Rossoni, ciao, grazie per l'abbonamento. Penso che possiamo iniziare. Ti do un minuto per metterti in posizione e inizieremo. Grazie, dottore. So del Grappa ha donato 2 euro. Ciao Marco, avevo scommesso sul Chiede ed ho perso. Non vedo l'ora per domani. Seguirai i commenti del video dalla Thailandia. Non ho capito quando dovresti partire. Ah, inizio febbraio. Siamo la telecamera dentro il culo della nonna. Ragazzi. Cazzo è sta roba? È un buco di culo. È il perre de Dios. Il gioco dopo cenato è perfetto. Switch instruments. Oh? Flash object that flash or anything else out of the column with a warm jet of water. Ma potevo mai volere una. Cioè, puoi mai desiderare una cosa che non sai di desiderare? Nessun paziente dovrebbe rimanere con un cono, con un colon che sanguina. Questo strumento chiude velocemente le ferite e ferma la perdita di sangue. Meglio non farlo adesso. Merda. No! No! No, non il grabber. No, lo scanner, no, quanti strumenti ci sono? Ok. Use the instrument, ok. Il grabber. Il grabber prende le cose, ok. Lo scanner. Scannerizza, ok. Una sezione sana del colon, non c'è bisogno di strumenti. Ok. A me non fa paura per ora, sono solo eccitato. Viviamolo, viviamolo e basta. Cos'è quello? Trovo un modo per identificare qualsiasi cosa che sembra sospetto. Beh, abbiamo lo scanner qua con noi. Un polipetto del colon. Il miglior trattamento è tagliarlo e analizzarlo. Certo. Bellissimo. Mi sento. Merda, è pieno. Forza col cutter. E i piccoli pezzetti posso prenderli? No.
Play-Ari ha lanciato 100 bits, ecco il vero competitor di Baldur's Gate 3 per il GOTY. GOTD, non più GOTY, gioco della decade. Sto coso è gigantesco! Aspetta, forse è più... forse dobbiamo scannerizzarlo, è gigantesco. Ok, no, guarda gli altri. Grazie, Lane. Mastanello, dai che lo troviamo. Voglio salire fino alla bocca, non ci arriviamo purtroppo. Che succede? Sonny Rossoni ha lanciato 100 bits. Prima volta da abbonato, mi piacerebbe ricevere un bacino speciale. Grazie mille, Sonny Rossoni. Seconda fase anale, sì. Minchia! Oh! Ma se scanalizzo questa parte qua bruciacchiata, che dice? Ok, a posto. Voglio vedere comunque che escono dal culo sti cosi dopo che li sciacquo. Marco, stai attento, quel laser mi ha bucato lo schermo. Ok, ci penso io. Tranquillo. Vabbè, già spariti. Marco, secondo te che odore ce l'ha dentro? Di frattaglie. Con questo retrogusto di cacca, perché può sembrare solo cacca, ma c'è molto più. Minchia, che cazzo vedo là? Oh! Minchia! Oh! Non te ne alimenti che bicicletta the same way. Cioè? Fatto un bordello. No. A posto. Cioè è molto meglio solamente col laser, no? No, sono polipetti. Col laser è meglio. Che almeno non sanguina. Ispezionali. Non sono sempre i polipi? Ah, we can begin on a time blockage should be removed. Forse con questo. Non va questo qua. Quindi abbiamo fatto comunque bene. E con questo invece? Ok, quindi abbiamo fatto bene indovinando. Sonny Rossoni ha lanciato 100 bits.
Marco, non mi bastano più, posso chiederti due bacini come solo tu sai fare. Contento? Avaro? Non voglio lasciare untreated nemmeno una zona. Quella è una cazzo di caramella peppermint? Hard boiled sweet, a favorite treat, an old laser, girl, great beer. Sì, è proprio una cazzo di peppermint. Forse questa possiamo toglierla col grabbing. Proprio così. No. È una colonscopia, proprio così, giusto? Proprio così. Indigeribile, no? Il fatto è che non l'ha manco masticata, era intera. E questo cos'è? Cos'è? Questo è mais. Questo è mais. Perché non è digeribile il mais. Lo caghiamo per come lo mastichiamo. Sweet corn, you have found a thousand of passion over the years. Ok, e questo qua come si... direttamente così? Sì. Passo più ricordo. Poppolo con il laser. E non vorrei fare danni. Era figo che visto che l'acqua è calda si iniziava tipo a restringersi la caramella. Qua abbiamo un polipetto. Giri e vedi la cappellona del medico. Boh. Marco, hai fatto una colonoscopia da piccolo? Ma puoi volare o cammini tipo? Noi siamo la telecamerina. Sonny Rossoni ha lanciato 100 bits. Ancora ti prego, ne ho bisogno, tre bacini molto obesi. Sonny, sei un cazzo di... Von Pedraz ha lanciato 100 bits. Non so se dopo una sigaretta lunga e gioiosa il mio cervello sia pronto per più più più. Per più più più? Nulla. Sti cosi erano col laser. Passa da solo o devo metterci l'acqua? Ma diventano popcorn se gli faccio il laser, secondo voi? Thank you.
Sarebbe stato incredibile. Oh, wow, 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 c'è una caramella là. Merda, minchia, mi erano sfuggiti. Minchia, che cazzo c'è qua? Succede se lasci sanguinare. C'era scritto prima che è quello che ma sono due denti? Sono due cazzo di denti? Prima c'è scritto che cambiava il gioco, cioè i finali. Sotto dentiera il paziente lo rivorrà. Già, facciamoglielo cagare allora. Merda, è facile saltarne uno se non guardiamo sopra. Ma che schifo, se lo rimette in bocca. Beh. Non si è stato sciolto lo stomaco. La dentiera non penso sia organica. Ragazzi, eccolo lì. Wow. Wow. Scannerizziamo tutto. Quello scannerizzabile. Questo è cazzo, è un tumore. Una pustolas. Un pezzo antico di chewing gum permanentemente attaccato al colon. Merda. L'anello perduto di Mr. Hargraves. Io direi di staccarla col grabbing. Thank you.
abbastanza. Oh. Questo come lo... Ah, rimane qua? Ok. Oggi è stato un bel giorno, un buon giorno. Dopo che hai pulito l'anello di Mrs. Hargreaves, hai guardato che con che meraviglia lo rimetteva nel suo, sul suo dito. Tu dirai ai colleghi, agli amici e ai parenti riguardo Mr. Hargreaves per anni a venire. I buoni aneddoti sono difficili da trovare, vero? Sei andato a letto vantando di te stesso mentre ti addormentavi, sentendoti felice. Questo è stato l'ultimo giorno normale. Merda. Senza lavarlo, immagino, l'aveva appena lavato. Martedì. Pica. No! Non è comune per qualcuno così giovane richiedere una colonoscopia. Ma quando ho visto i tuoi raggi, i tuoi X-ray, sono rimasto scioccato. Non potevo distinguere cosa stava succedendo nel tuo intestino grasso. Per oltre un anno ho sofferto di una condizione chiamata pica. Ho intagliato e mangiato cose che non erano cibo. È iniziato senza problemi. Mi mangiavo la gomma alla fine delle matite e poi ho iniziato a mangiare piccoli pezzi di carta o piccoli pezzi di plastica dai pacchi dalle confezioni del cibo. Non mi ricordo tutto quello che ho mangiato, ma ho mangiato un sacco di cose differenti. Recentemente sono diventato ho avuto voglia di oggetti metallici e ho iniziato a mangiare piccole monetine, le graffette, piccole viti e anche chiodi d'acciaio. Sono stata ospedalizzata e sono svenuta al lavoro. I chirurghi mi hanno detto, hanno rimosso 30 oggetti dal mio stomaco, ma ci sono ancora oggetti nel mio intestino che sono difficili da rimuovere. Quindi il dottore mi hanno riferito a te. Sembra che stai avendo un periodo difficile. Hai ancora queste voglie? Quando sono stata ospedalizzata sono stata diagnosticata con malnutrizione. Ho avuto problemi economici per un po' e non ho mangiato come avrei dovuto. Mi hanno messo in una dieta, mi hanno dato una dieta che mi dava molte e mi hanno dato una grande dote di supplementi. Non ho avuto nessuna voglia dopo che ha iniziato il trattamento. Questo è fantastico. Quindi ti auguro che continuerai a riprenderti. Grazie. Qui di solito facciamo le cose lentamente e metodicamente. E con grande attenzione rimuoviamo tutti gli oggetti rimanenti dal tuo intestino. Potrai tornare ad avere una vita normale. Fantastico. Meraviglioso. Non ho mai letto niente così attentamente. Chi lo sa, chi lo sa, qui mi segue lo sa. Intanto vedo un po' più di cacca in questo buco di culo. Un po' più di merda. Beh, è molto danneggiato. Queste sono ferite, non è merda. Dice che
dice che è a posto, ma a me tutto sembra tranne che è a posto. Inizierei con una pulitura circolare dell'ano, porco Dio, e continuerei. E quello cos'è? Oh, c'è un piccolo Niagara? E certo, perché ha lacerato tutto la zoccola. C'è un cazzo di chiodo. Un po' di anal bleeding. Merda. Questo qua lo tolgo col grabbing e poi sanguinerà. Minchia, neanche? Merda, piano piano bisogna farlo. Ma è terribile. È terribile. Una cazzo di monetina. Una cazzo di monetina. Cosa sono? Pezzi di matita temperata? Mi sa proprio di sì. No, è metallico. Ah sì, quando tipo trapani una roba ed esce sta cosina. Mamma mia, è terribile. Ma che cazzo fa sta tizia a non mangiarti le cose? Che un chiodo. Grazie, non l'ho visto, meno male. Non dobbiamo stare molto attenti. Ciao Franca. Marco, mi sa che hai saltato un chiodo. Grazie. No, che cazzo faccio? Cazzo, è facile saltare le cose. Nonostante è solo un cazzo di corridoio, bisogna guardare anche molto indietro.
Korn immancabile. Ok. Merda, ma guarda là. Ma che cazzo, che male. Mi stanno venendo dei brividini dove non dovrebbero proprio arrivare. Dai, ma porco Dio. Una cazzo di graffetta nel culo. No, questa non è una graffetta. Questa è una minchia di come si chiama? Spilla, cos'è questo? Una spilla da base, sì. Oh. Safety pin. Put it carefully and the bleeding. Dai, cazzo. Mannaia. Facilissima da... Ho paura. Mio cugino da piccolo ha inghiottito un Geomag, la pallina. Fine story. Anche io. Ah sì, era molto... Era in molti menu di bambini la pallina. L'ho cagato, era tutto ossidato. Strano. Questo gioco Revenge of the Colon. La vendetta del Colon. Porca puttana. Speriamo non ce l'abbia con noi, perché noi semmai lo stiamo curando. Minchia, dove è arrivato? Marco, il gioco è: siamo dentro il buco del culo di un paziente e dobbiamo curarlo. Noi siamo letteralmente la colonscopia. No, ma quel chiodo è... Ma dai! Ma dai! Oh, merda. No, ma è terribile. Tantissimi chiodi. Chiodo, rimuovilo, e beh, classica cosa, no? Mascione, ciao! Ciao Marco, ti abbraccio forte. Anche a te, bello, ciao bello. Guarda quanti. Ma dimmi tu, dal ferramenta sta andando sta tizia cagando. Minchia, qua c'è la spirale della morte.
Ma dimmi tu. Sei curioso di vedere la merda di statizia? È un po' una Hellraiser merda. Comunque, quando ha detto ha iniziato poi con le... Con i chiodi, non è che ha iniziato, è stata la tua cosa preferita e hai continuato e basta. Una batteria. Una cazzo di batteria. HP Minecraft ti ha donato 2 euro. Grazie. Marco, ma lo sai che io ho fatto una colonscopia a marzo dell'anno scorso ed è stato un trauma la preparazione. Ho dovuto bere 2 beveroni da mezzo litro SCHIFOSISSSIMI di lassativo e ho quasi vomitato rischiando di dover rifare tutto da capo. Ma è terribile. Continua. Ma è terribile. Ciao Paridone, come stai? Anche un po' non ci sentiamo, come stai? Noi siamo dentro il buco del culo. Sono arrivato ora. Che bello sapere che domani esce il video Marcolone, mi raccomando non farci aspettare così tanto per il prossimo. E se dovesse andare bene il prossimo obiettivo potrebbe essere proprio quello, un bel gruppo Telegram per i manipolati. Mugnaio ha lanciato 100 bits. Buonasera Marcone, si avvicina il 17° anniversario del canale, quale modo migliore di festeggiare se non con un nuovo video? Ora che ti ho leccato il culo torno a seguire la live. Beh, hai ragione comunque. HP Minecraft ti ha donato 2 euro. Mi sono cagato persino addosso dopo. Poi quando arrivai e scoprii che non era in anestesia totale ma solo locale, no, piansi tantissimo perché a me avevano detto il contrario. Poi la colonscopia in sé ha fatto male e ricordo che urlavo. Ci tenevo a raccontarlo. No, senti, ma perché sento troppe storie di questa anestesia imbrogliata? Dicono sempre che totale non lo è. No, porco Dio, no, non esiste. Cia cia Marco, la ricordavo diversa la pubblicità della Gavisco. Invece è proprio così. No, ma se mai mi capiterà qualcosa a me dove mi devono anestetizzare completamente, io inizierò a fare il bambino. Ma pure a 40 anni inizierò a fare... No, 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 dimostratemi che è totale. Se non mi addormento, no, no, non esiste. No, ragazzi, non esiste. Troppa paura di ste cose. Io non ho mai sentito nessun dire che sarebbe stata totale. Chissà che è lì dentro. Ho imparato a imbrogliare sul peso per non svegliarmi durante gli interventi. Fammi capire, Ranni. Se uno insiste dice di soffrire l'ansia, di fare un'anestesia totale. Perfetto. Un anno assieme Marco. Sono molto felice di vedere il tuo nuovo video domani minore 3, un abbraccio. Sono molto contento che siete tutti contenti.
Grazie, un abbraccio anche a te, Bredone, grazie. Un po' di monetine, un po' di monetine. No, 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 no. La minchiona si è mangiato un cazzo di lametta. Stupida. Dov'è lo scanner? Eccolo. Questo è barbed wire, careful remove it. Ok, oh mio Dio, no. Cioè si è mangiata il filo spinato, la parte spinata del filo spinato. Ma sei completamente fottuta di cervello. Non riesco a vedere queste cose attive. Ma dimmi tu. Ma dimmi tu. Non giudicare, dai, oh. Forse hai ragione. Guarda qua. Ma lascia screpare sta troia. Siamo dei dottori. A razor blade, this can only do a lot of damage, carefully get it out and treat the wound. Porco Dio, no, ma sto sentendo brividi nel mio corpo. La meta è davvero gore. No, è terribile. Cioè, ma guarda qua. Pietra di lametta, anche il secondo piatto che ha chiesto. Bis di lametta. Si era bloccata la lametta. Amo questo gioco. Non tipo alla Spyro me l'ho rilassato, ragazzi, credetemi. Se non quando mi massaggiarono. Ma non voglio neanche finirlo oggi. Mettiamolo in pausa e... Nome gioco Revenge of the Colon. Tris di lametta.
Ha lasciato una lametta indietro? Non penso proprio. Sono le cose più facili da vedere. Non penso proprio. Non penso. Ciao Marco, hai già fatto cupidino? Sì, se sono sullo screen time vuol dire che ho fatto già il cupidino. Gioco incredibile. Già. Marco, se ne missi uno non ti perdonerò per il resto della vita. Siamo nella stessa situazione, bro. Sto davvero attento. Ti capisco, bro, benissimo. Un'altra cazzo di batteria. Non è una batteria. Non è una batteria. È una porco dio di munizione di fucile. No, 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 ti prego, ti prego, ti prego. Vai, 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 vai. A shotgun shell. Ti sembra very, very carefully. No, ma non ci posso credere. Ma se gli fa, sarebbe fighissimo se gli faccio il laser e scoppia. Che succede? Ho finito? Sono appena entrata, cosa, che fai? Stai inseminando? No, sto prendendo un call. Hai fatto veramente la differenza col paziente di oggi. Era da un bel po' di tempo che non rimuovevi così tanti oggetti pericolosi da un colon. Ti senti soddisfatto e hai migliorato la vita di qualcuno. Per celebrare, ti godi una larga pizza, una grande pizza con tua moglie, e ti addormenti guardando programmi, vecchi programmi TV. Un cazzo di bosso, sì. Una vista a chiosa, vabbè. Mercoledì. Hidden Cargo. Ragazzi, io lo tengo per la prossima live, penso. Vediamo qual è la missione e chiudiamo per la prossima volta. Sono stato un pescatore per quasi 17 anni. Tutti i giorni andavo a mare e ritornavo con quello che quella natura mi dava. Mangiavo qualsiasi cosa che veniva dal mare. È un freddo, è una fredda, solitaria e spesso pericolosa vita, e ha bisogno di molta forza. Recentemente sentivo che la mia forza stesse venendo succhiata via. Sono diventato stanco. Diventavo stanco prima di prendere il primo pesce. Mi sentivo affamato tutte le volte. Minchia, i parassiti del pesce, cazzo. Anche dopo aver mangiato un grande pasto. Minchia, i parassiti. Diventa un FPS, porco dio. E ho perso un sacco di peso. È la cosa che mi ha spaventato di più. Sono sempre stato sovrappeso, ma in questi ultimi mesi il mio peso si è calato di un terzo. Minchia, mi metto a mangiare solo pesce, tutto quello che pesco. Sono spaventato. Ho paura che andrò via.
Hai detto che hai mangiato qualcosa, qualsiasi cosa che veniva dal mare, vero? Sì. Stai mangiando. Mangi il pesce direttamente dal mare senza che lo cucini? Sì. È così fresco che non c'è bisogno di cucinarlo. Eh no, è quello. È proprio il motivo per cui dovresti. Ci sono varie specie di parassiti che vivono nelle budella del pesce e altri organismi del mare. È possibile che hai ingerito uno di questi parassiti e stanno causando i tuoi problemi. Ma ho mangiato così per così tanti anni che non ho mai avuto problemi. Le persone con i parassiti possono non mostrare sintomi fino a che i parassiti non sono abbastanza larghi o in quantità. Ci vuole un po' prima che crescano e che si riproducano. Beh, immagino che tu abbia ragione. Ho delle strane sensazioni nelle mie budella qualche volta. Sento alcune cose muoversi. Oh, merda, che cazzo! Muoversi? Sì. Questa sensazione che sento dentro di me mi ricorda di quello che ho visto ogni giorno. Una grande pila di pesci. Oh, sono sicuro che non è niente del genere. Ma c'è un unico modo per scoprirlo. Mettiti comodo e iniziamo. Colon rivolta? Porco Dio. Che ore sono? Dio merda. Non posso ribellarmi alla colon rivolta. Va bene, avete vinto. Ma senza neanche. Senza sforzo alcuno. Porco Dio, colon rivolta. Ho paura, è il primo vero gioco horror che stiamo giocando, finalmente. Cos'è? Cazzo è? Quali erano gli altri? La prima una vecchietta che aveva ingoiato il suo anello nuziale. La seconda una donna che aveva una sindrome che mangiava tutti gli oggetti e abbiamo dovuto togliere cose come viti o robe di ferro, chiodi e un cazzo di bossolo di fucile. E ora c'è questo. Ragazzi, sapete che dobbiamo consigliare questo gioco fin quando moriamo a tutti quelli che incontriamo pure che non giocano ai videogiochi, no? Andate da vostra nonna domani, che a me sono finite le nonne, ditele, puttana, gioca sto co... a... gioca... Ciao Marco, è Colonscopia Simulator? con un tocco di fantasy. Mi piace che all'inizio stanno mettendo le cose che abbiamo visto finora. No, cos'è quello? Ma merda. Stranissimo. Minchia, c'è un sacco di merda in giro. Ehi! 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 Dai! Dai! Che se perdo pure una minchiata simile mi incazzo. Ah, ok, a volte scompaiono proprio, perfetto. È diventato molto più frastagliato il colon. Dobbiamo stare attenti a non tralasciare davvero nulla. C'è
C'è Carly che ha visto il video che gli ho mandato e mi sta scrivendo. Sono molto curioso di vedere cosa ha detto. Che cazzo... No, che schifo. Che cazzo è sta merda? Schifo di pulci del culo? No, bruttissimi, sono bruttissimi. Mannaia Dio, che schifo. Cosa siete? Sembra qualche specie di non identificato. Di una... Tic, cos'è tic? Proprio la, una pulce, una zecca succhiatrice di sangue acquatica. Uccidila. La uccido. Che schifo, Dio porco. Mannaia la Madonna. È davvero raro, con la mia esperienza videoludica, provare nuove sensazioni nei videogiochi. Beh, eccoci qui. Che schifo, ma ci pensate a cagare zampe? Ma guarda quanti! Minchia! Vediamo come soffrono da vicino. Mannaggia, Dio, vi odio. No, sono infinite, sono infinite. Marco, ma scannerizza quelle pietre marroni. Penso, no, quelli sono i pezzi. Penso siano pezzi di polipi già distrutti. Però alla prossima lo faccio. Preparatevi all'Armageddon, merde. Ora vi parlo di una cosa interessante. Ci sono dei piccoli metodi per rendere un gameplay ripetitivo come questo un po' più divertente, o comunque con l'illusione che stai facendo una cosa diversa. E uno di questi modi è l'audio. Ora, come avete notato, hanno tutti lo stesso vocale, ma alcuni, se non sbaglio, sono un po' più veloci degli altri, o comunque hanno il pitch diverso. Questa è una cosa che notai da piccolo quando giocai al primo Medieval, e c'era un livello dove c'erano degli uomini incatenati che dicono "aiutateci!" E ci sono alcuni che sono velocizzati che fanno "aiutateci!" e alcuni fanno "aiutateci!" E cambiano, cioè lo stesso vocale di merda, ma alcuni sono velocizzati, alcuni no, alcuni sono picciati in alto, alcuni in basso, e sembrano un po' tutti diversi. Ed è fighissimo come anche un gioco così può pensare a idee a budget zero, perché con Audacity qualsiasi persona, ognuno di voi può farlo. Molto interessante. Minchia, questa qua tre ferite aveva fatto. Liberateci! Sì, sì, bravo. Bravissimo. Ma quelle sono le pietre che volevi... Vediamo un po'. No.
sembra un pezzo di escremento, ma non di umano. Porco Dio. Minchia, hai fatto bene a dirmi di analizzarlo. Che schifo. Non solo ci sono le cazzo di zecche, ma la loro merda pure. Vaffanculo. Eh sì, questo è rallentato. Visto? Figo. Aha. Vediamo in faccia, vediamo. Che schifo. Abbiamo finito qui? Sembrerebbe di sì. Gigantesco quello. Faccio io guardarti in merda. È il mio compleanno, Marco. PS, non riesco a subarmi con Prime. Provo domani alle 20. Qualcuno può regalare un abbonamento a Eli, ragazzi? A posto, no? La prova a staccarli invece che bruciarli. Sembra peggio. Grazie Lane, che ha regalato un abbonamento a Eli. Ma è carini, Bianco. Sono i migliori. Cosa è con la merda? No, che è con la merda? Che cazzo è con la merda? Che schifo, porco Dio, che schifo! Cos'è? Ma guarda, ma sono 1 miliardo! Un verme succhia sangue. È meglio rimuoverlo prima che si riproduca. Vaffanculo. Cazzi. Che schifo.
Va bene, bastardi. Walter White. Che Twitch. Bello questo scary time stasera, minore 3. Era da un po'. E lei in trattino basso Ari ha lanciato 100 bits. Marco scannerizza i vermi e ti do un bacino. Ma li ho già scannerizzati. Hai voglia di darmi un bacino? Di farmi darmi un bacino? Ma farmi sentire tipo in controllo della nostra relazione in modo che ho l'illusione che me lo sia guadagnato? Ok. Quindi merda di vermi. Sto buco di culo. Che... no, che è sta cosa? Questa cosa è una lisca di pesce. Piece fishbone. È meglio rimuoverlo prima che, che faccia serio danno. Minchia. No, che cazzo sto vedendo là sotto? Che cazzo ho visto là sotto? Mannaia alla Madonna, che schifo. Oh merda, no, è un cluster di vermi. Ragazzi, con questa merda c'ho avuto a che fare. Non nel mio culo, fortunatamente, ma nel microonde dove ho lasciato il pollo. Là dentro ce ne sono un miliardo di vermi. Egg sack that looks full of... che schifo, rimuovilo per prevenire un'infestazione. Oh mio Dio. Merda.
Vabbè, vorrei dimagrire un sacco. No, infatti ci penso spesso. Va bene, merda. Mary Rose. Ciao Marco, a cosa giochi? Sto giocando a Revenge of the Colon. Sembra una mia battuta, eh? No. È il vero gioco. Dobbiamo curare buchi di culo infetti da varie cose. E qua siamo nei parassiti. Quindi questo che facevano durante la mia scoloscopia. Se avevi i parassiti, certo. Ciao Marcolone Cicciottello, qual è un gioco che ti viene in mente giocando a questo? Sai che è un cazzo di niente? Ma cazzo c'è lì dietro? Che c'è? Ora di quelle merde di prima. Solamente orizzontale. Minchia, sta zona era piena. Ok. Uelder Brainmold ha lanciato 100 bits. Ho cambiato username perché era vecchio comunque, sono sempre io Mua. Ciao.
Continua ogni missione. Sembrano durare sempre di più. Adesso un orgasmo sto gioco per il tuo DC. Non ho quel tipo di DC. Marco, devi parlare. No, devo operare. Che succede? Ecco il corn, ormai lo aspetto sempre. C'è alla fine di questo intestino un super parassita verme. Forse. No, ma che cazzo sono? Di gastropodi, quei cosi là dell'antichità. No, ma che schifo. No, ma sono tantissimi. Mannaggia la Madonna. Luz. Alexa, cosa vuol dire in inglese Luz? Luz in inglese si dice. No, Luz. Luz. Alexa, cosa vuol dire in inglese Luz? Alexa, che cos'è in inglese blood sucking Luz? Blood sucking gloves in inglese si dice. Blood sucking gloves. Qualcuno può aiutarmi? I love you cuore rosso. Che schifo. Chiamo anch'io Tatikira. No, fermo, gli fai male, ma sta zitto. Quanti pezzi di merda. Mamma che schifo. Secondo te è abbastanza soddisfacente far morire questi esserini tra i loro lamenti di dolore? Sì, anche perché sono molto grossi ed esplodono. No. Basta, animali strani. Quello è un pesce. C'è un cazzo di pesce? È un cazzo di amo.
Sono abbastanza sicuro che non faccia così. No, questo è un neonato, eh? No, questo è un neonato. Way Marcolino. Bello però mettere il pesciolino bambino. Fishing hook, catrifying the jobs and removing cheat the bleeding. Cicileso e Luzzo Scaramuzzo 1. Ciao ragazzi. Ma quanti ami? Ma questo si mangia le cose con gli ami, no? È un coglione. C'ho che la tizia di prima che ha la sindrome, ma sto tizio che ha la scemenza. Via bambini, via! È peggio di abortire sta cosa per me. Canalizzi i bambini, ok. Gisendapus ha lanciato 150 bits. Grazie. È ora di andare a dormire. Ma prima, beccati sti bits. Let's go. Ti va l'ecco? Gisendapus, grazie dei bits. Buonanotte. A fish, it does not look like it has been digested at all. Se l'hai mangiato intero il coglione. Ecco cosa è successo. Ma se li uccido? Dura tantissimo questo qua. Marco, trovo bene a lavorare nella bocca di tuo fratello. Non è la bocca. È una conchiglia? È una cazzo di conchiglia. Wow. Una perla perfetta. Yoink. E dammi. Dammi la mia perla. Ho paura che se vado là mi chiude.
Ah, giusto. Che bello, sì. Non hai mai visto un'infestazione di parassiti brutta come questa? Lo scarto biologico, cioè la busta dello scarto biologico conteneva i parassiti estratti, ondulati nella tua scrivania. Il pescatore era scioccato, di vedere cosa usciva da lui, forse cucinerà da ora in poi il suo cazzo di cibo. Ha lasciato il tuo ufficio un po' scioccato e debole, ma tu sai che fra qualche ora si sentirà molto meglio. Hai mandato un sacco di specie al laboratorio per analisi. Forse scoprirai nuove specie, ma secondo me no. A casa, quella sera, ti sei seduto col tuo dizionario del latino. Hai guardato interessanti parole per usare nuovi nomi dei parassiti. La tua moglie ti ha cucinato gli spaghetti, ma non potevi mangiarli senza sentire un po' di senso. Invece ti sei seduto al divano e hai mangiato del gelato dalla vasca. Let's go. Speri che domani sarà un giorno noioso. Ragazzi, ma non lo sarà. No, non rompere il cazzo con colon rivolta. No, dai. Pensa alle persone della prossima live, che magari stanno dormendo in questa, dai. Meat, oh no. Puoi probabilmente capire dalle mie apparenze che mi piace mangiare il cibo. Il mio lavoro è scrivere riguardo il cibo dei ristoranti. Anche se non mi classificherei come critico, visto che sono raramente deluso dal cibo. Il mio tipo di cibo preferito è il barbecue. Ho scritto più parole sul barbecue che su qualsiasi altro soggetto. Oh! Merda. Sembra che tu sia in severo dolore, in grande dolore. Sì, il dolore nella mia budella è terribile. Anche, no, bowels non è budella, è tipo è intestini. Anche se si stanno eccitando all'idea di altro cibo e stanno chiedendo che io mangi. Non è esattamente così che funziona, ciccione del cazzo. Ma posso sentirlo. Posso sentirlo. Posso sentirlo nel senso sentimento e posso sentirlo tipo. Lo posso sentire con le orecchie. Sento qualcosa nella mia mente che mi chiede più cibo. Mi prende da dentro e sa che io sto provando dolore. Il dolore si fermerà quando gli darò del cibo. Mi controlla. Minchia, bro, ti capisco al 100%. Non posso dire di. Non, di che, non posso dire di aver già incontrato sintomi come questi nella letteratura della medicina. Ma posso vedere che stai soffrendo e voglio fermarlo. Io direi di iniziare immediatamente. Grazie. Che freddo. Ma un occhio? Sono parassiti, forse. Ma è un cannibale? Ma sembrano vivi. Scusa.
fenomeno così può essere analizzato. Walter White Twitch ha donato 5 grazie, euro. Bro. Giusto in tempo per lo scary time. Is.tv ciccione minore 3 minore 3. E come cazzo lo tolgo? E non lo puoi analizzare così. Infatti. Un po' strano, non rimane neanche la ferita. Forse con questo? No. Con questo muoro, no. Scusa, ma come cazzo si fa? No, ma è la cosa più strana finora, eh? Prova a staccarlo, no? E non funziona. Non hai un bisturi? Questa non funziona da bisturi, per esempio? No, perché scoppiano se uso questo. Nanacci, grazie per l'abbonamento. Ai denti. Ah, cioè a questo tizio nascono gli occhi e i denti nel colon. Merda. Denti enormi. Ma praticamente lui non è che se li ha mangiati, gli crescono. No, gli crescono, non riescono. Ma anche perché questo è il primo a essere così strano. Cioè, finora cose soprannaturali non ce ne sono state. Eccetto una tizia che si mangiava gli oggetti. Abbiamo trovato cose assurde, tipo i chiodi. Un bossolo di. Sai che esistono veramente? Le persone che si mangiano gli oggetti, sì. Non mi ricordo come si chiama. Pica, la Pica, sì. C'è un film. Ma deve essere orribile. Marco sembra che sta godendo. Mi tiene davvero concentrato sto gioco. In più, cazzo, volevo far vedere almeno a Patrizio la parte del paziente quando arriva e ti spiega il problema. È molto stranamente professionale come parte. Però secondo me arriverà una sorpresa adesso. Supporre che ho lasciato qualcosa. Marco, la cam, please. Ah, vero, perché non vedete gli strumenti. Perdonatemi.
mai un parametro che ti indica la salute del paziente? Cioè se... No, però non devi lasciare niente di non curato, okay, o non lavato via, perché può cambiare tutto. Finora abbiamo fatto molto bene, però alcuni mi hanno detto, loro, vedi che l'hai saltati, perché a volte tipo è un po' frastagliato come, okay, è fatto, e quindi puoi perderli. Però ci deve sempre essere un pezzo di corn. Certo, non vedi? Chi spiega sto gioco? Dobbiamo pulire il buco. Hai mai giocato a Phasmophobia tu? Sì, Phasmophobia? Mm-hmm. Sì, sì. Tu? Sì, con Enzo, molto molto divertente. Bello! Mm-hmm. Cioè, quelle poche volte giocato era bello. Ok.
so perché me lo ricorda, non so perché no. Perché devo usare diversi strumenti per le diverse occasioni. Sì, sì, quello. Minchia, era bello. Grazie a Vash, Filippo Pongo, Ciccio Cass 4, Alessandro Solo Scionazza Mary e Sergio of God, dite grazie a Vash. Vash, ti mando 5 baci. Grazie mille Vashone. Cosa cazzo sto guardando? C'è qualcosa che non va. Vuoi vedere che ha creato un cuore nel colon? Cos'è? Un canino, questo sembra. Analizza, analizza. Un unghio, cos'è? Un unghio. Tanti. A large. Ah, un dente non umano che sta crescendo nel colon. Ma che cazzo.
Bravi che ringraziate, grazie Pascio. Penso che queste musiche le userò per Pursuit. Prima c'era uno dei ragazzi che lo nominava. Tu hai visto Crimes of the Future? Sì. Che te ne è parso? A me è piaciuto. In più ho scoperto essere una storia vecchia, ma porco Dio, se sembrava attualissima. Parlava di transizione, parlava di come vengono accettate le persone che... È finito il battito? Ok, ecco. Parlava di persone che... C'è un altro suo film che io ho preferito, sempre body horror. Io solo quello di Cronenberg ho visto. No, devi vedere questo che è incredibile. Aspetta, come si chiama? Ma lui è ancora io? Eh? Lui? Sì. Certo. Aspetta, come si chiama? Pensavo fosse una storia che ha fatto formato. Sì, sì, è del 2022. Molto nuovo. Mio film preferito suo. Dov'è? Allora c'è Videodrome che devi vedere assolutamente. Videodrome? Ah, non è. La mosca chi l'ha fatto? La mosca è suo. Dicono che è bello. Mm-hmm. Aspetta, dov'è? Existence è una cosa incredibile. Conoscete questi giochi, ragazzi? Questi film, ragazzi? È il pasto nudo. Pasto nudo è un trip incredibile. Existence e il pasto nudo sono due film da vedere assolutamente. Existence bellissimo, dice Ron Guts. Una storia assurda, Marco. Assurda veramente. Sempre body horror? Sì. Molto avvincente sto gioco, lo è. Il pasto nudo è un viaggio, un trip mentale. Di quelli che ci pensi per due giorni dopo averlo finito di vedere. Merda, sono invecchiati bene? Secondo me lo capisci che sono film di quegli anni. Vabbè, però non ti annoiano, non è un film bianco e nero, capito che a un certo punto che è bello, ma no, secondo me è un must, soprattutto se ti è piaciuto Crimes of the Future. Meraviglioso. Sembra una versione piccola della testa del paziente. Sta crescendo dal suo colon e chiede cibo. No. Prendere qualcosa e darglielo. Ah, è vivo. Ma ce ne sono ancora. Ma questa è morta. Masugli di un orrore indicibile. No, ma è terribile, è considerabile omicidio? Forse. Ecco perché faticavi con la dieta. Merda, un me piccolino nel colon, certo. Non c'è niente nella letteratura media che spiega cosa hai appena visto. Ma è tutto finito. Quando tutto è finito, l'atteggiamento del paziente è cambiato completamente. Si è alzato dritto con un bel sorriso nella sua faccia. Mi ha ringraziato tantissimo e ha lasciato l'ufficio sembrando un uomo nuovo.
Hai finito il resto della schedule del giorno e sei andato a casa presto. Sei andato da tua moglie al tuo parco preferito per una bella passeggiata. Dopo sei seduti nella panchina e avete dato a mangiare alle anatre. Sei felice che domani sarà venerdì. Ok. Che trip. Sì, bro. Ragazzi, il gioco ha chiesto, sono arrivato tardi. Questo l'abbiamo già fatto, non ha chiesto. Curiosità, hai mai visto film su Twitch? Si può vedere? Sì. Si possono vedere? Sì, sì, su Prime. E possono vederli solo gli abbonati, la loro parte. I miei intestini sembrano strani, ho disagio, come se c'è qualcosa bloccato dentro di me. E il problema è diventato peggio nelle ultime settimane. Spero non sia un tumore o niente del genere. Mi sentivo benissimo fino a qualche settimana fa. I tumori ci stanno un po' di più a crescere, come i polipi o problemi simili. I polipetti. Sono meno incline a credere che ci sia qualcosa che sta crescendo dentro di te. Non lo possiamo sapere fin quando se non guardiamo, ma potrebbe essere relativa al cibo. Tu mastichi i tuoi cibi sufficientemente? Sì, certo. Ma cos'è che non va in questo tizio? Ho comunque mangiato più che altro zuppa in queste ultime settimane. Lavoro nel circo con gli elefanti e ho accesso a un sacco di noccioline. Quindi mangi una incredibile quantità di noccioline? Sì, solamente un pugno o due per ogni giorno. Diciamo che le mangio costantemente. Hai dei movimenti degli intestini inusuali? I movimenti dell'intestino sono perfettamente normali da quello che vedo. Ma nelle ultime settimane li ho sentiti più piccoli che ho. They have been smaller inside. Ah no, la merda! Sta cagando un po' di meno. Buonasera, Marco. Certo. Ho appena visto il tuo video. Ti ho scoperto poco tempo fa e devo dire che ti ammiro veramente tanto. Grazie. Sei un grande artista, complimenti. Grazie mille, mi fai niente diventare rosso, Mr. Beard, e grazie anche dell'abbonamento. I movements sono quando vanno a cagare, il modo gentile di dire cagare. Sì, ma sono diventati più piccoli. Anche se non ho cambiato le cose che ingerisco. È molto strano. Mi sa che dovrò lubrificare i miei strumenti e andarci dritto. Sì, gentile. Sempre. Sempre. Bello, l'Always che mi ha dato lo stesso effetto di Piton quando lo dice Harry Potter, bello. Sempre. Artista un po' esagerato, ma succhiami il cazzo se lo sono. Dai. Artista un po' esagerato, mi sono rotto il culo in quel video. Guardalo e sta zitto, stronzo, scusami, è che veramente. Vediamo se troviamo. Ma come si permette? Noi siamo professionisti. Sì, ma non faremo nemmeno un po' di danno a questo bel culetto. Anzi, un po' di acqua. Ma che abbiamo un piccolo tumorino. Questo mi sa che lo conosciamo, eh. Questo è il polipetto. Marco, hai sbagliato, ti ho corretto. Che ho sbagliato, però? La scuola della catalana, un artista della colonoscopia. Lo sono. Cos'era? Ah, una nocciolina. Un sacco di noccioline. Vediamo che dice delle noccioline. A peanut. Una. Ah, proprio. I'm the best to flush it. Ah, sto tizio qua proprio se le mangia senza neanche togliere. Senza masticare. Sì.
Vabbè, finora sembra tutto normale. Fatta che sta morendo dissanguato. Sì. Minchia. Ma mastica. Non c'è tutta una confezione di cose di masticarle. Finora molto facile, non c'è niente di strano. Si faceva ma cazzaggiane una, eh? Siamo una telecamera purtroppo. Merda, ho lasciato un pezzo indietro, meno male. Poi la colonna completamente intatta, manco i succhi gastrici, già sto qua. Sì, sì. Ma volevate che analizzavo questo? Vabbè, sarà cacca. Un pezzo di escremento, ma non di un umano. Sto stronzo si mangia la merda degli elefanti. Che vuol dire non di un umano? Siamo solo una piccola sonda anale. Sì, sì. Guarda, c'è una porta. No, no, non ho mai. Non mi ha mai stupito così tanto vedere una porta. Ma che bel gioco, Dio cane. Sto qua alla casa in culo. Ma che cazzo di gioco è? Che culo di gioco è? Che questo per cagare deve bussare. Chissà se c'è il citofono. Quindi adesso troveremo tipo un mobilio, cose strane. Non l'hai analizzata la porta? Merda! Merda. Una porta. Questo cos'è? Analizza. C'è uno scoiattolo, anch'io voglio entrare in casa, merda. È un artiglio. No, un come si chiama? Una. Vabbè. Il colon cancellato qua. Un artiglio. Questo qua si mangia gli animali probabilmente. Non ce l'ha detto. Ho sbagliato tutto. Mi sono rincoglionito. Ma quasi è specchiato in cam. No, è la classica di sempre. Secondo voi non l'ha raccontata giusta sto coglione qua? Il fatto che ci sia merda non di umani e anche una piccola porta. Lavora nel circo.
laser. Ha un circo nel culo. Scanner, scanner. Merda. E come facciamo a distruggere quella testa? Ha un clown. It in. It in culo. Non penso di riuscire a fare mai di meglio nella vita. Complimenti. Hai superato il mio video con una frase. It in culo. Non lo so, perfetto. Dove è finita? In là sotto. Quindi lui si mette a mordere. Merda. Mi arriva. Tengo lo scanner pronto. Sta mordendo un pezzo. Ah, quindi questi sono i suoi denti. Sì. Se ci pensi, una testa di clown minuscola. Sì. Sì. Merda, gli morde il culo. Non mordere il culo. Dai che ce la faccio. Oh! Sembra essere un clown. Vediamo come ha fatto dietro. Non esiste dietro. Fermi? Merda! No. Cosa sono? No, ho sbagliato. Sembra non prenderli. Una larva parassita. Ok. Che c'è? Che c'è? Ricorda in maniera veramente incredibile
Ricky Fris, ciao, grazie del ride, molto stupido. Adesso cosa gli rompiamo? Naso. Il nasone, eh sì. Oh, sta piangendo. Buonanotte, Federico. Il mio cucchino è la fobia del clown, dovremmo stargli la live? Beh sì. Adesso come glielo spieghi al tipo? In qualche modo. Una trionfante, un trionfante finale a una settimana di sfide. Tutti i pazienti hanno avuto una full recovery. La comunità di ricerca medica era sbalordita a vedere tutta la tutti i dati e le specifiche. No, specifiche sono tipo merda, gli esemplari che gli hai dato. Ma senti che la tua che hai raggiunto la tua cima di practitioner, hai deciso di ritirarti. Occasionalmente fai delle letture alle scuole importanti e alle conferenze attorno nel mondo. La vita è pacifica e tu devi dire il tuo tempo alla tua famiglia e ai tuoi hobby. Vivi il resto della tua vita nella felicità. La fine. Finito così? No. Se l'è tenuta molto però. No, io volevo altri 16 pazienti. Ognuno con un buco di culo diverso, ma che cazzo è appena successo? No, voglio vedere la bad ending. Quindi abbiamo fatto tutto perfetto. Ho scritto solo bad ending. Senza gioco. Revenge of the Colon. Bad ending, full gameplay. Loro non vedono. Il pinguino. Un bacino piccolino sul pancino di Marco Merlino. Grazie mille. Cambiano le scritte. Questo è quello dei denti. Il tuo paziente è subito stato trasferito nell'intensive care. Per mezz'ora ti sei seduto e hai guardato il pavimento pensando a cosa hai appena assistito. Non hai mai incontrato niente di così, anche, ma la tua performance è stata inadeguata.
Quella sera hai... Oh, merda. Non hai mangiato niente per cena e non hai detto niente a tua moglie. Lei è molto preoccupata per te. Pensi che i tuoi genitori e vorresti chiedergli un consiglio. Finalmente si è addormentato, ma non per tanto. Merda. Ecco, ovviamente c'è il circense. Ah, proprio non pulisce un cazzo. Ah no, aspetta, lo fa. Eh no, non pulisce, no, niente. Non pulisce. È stata la peggiore settimana della tua vita. I direttori dell'ospedale hanno fatto un meeting riguardo te. Su te. Hanno discusso alcune accuse della pratica medica fatta male contro di te. Hai cercato di spiegare gli orribili eventi che sono successi nell'ultima settimana, ma non hanno ascoltato. Invece ti hanno chiesto di ritirarti dalla pratica medica, anche se ti ritiri, che se ti ritiri le accuse se ne vanno. Non hai alcuna scelta ma di accettare. Ora vivi una vita inconseguente ma silenziosa. Non puoi fermare gli incubi. Fine. Ma c'è da scrivere un piccolo libro su questo gioco. Ma signore, aveva un clown nel culo. No, no, vattene da questo ospedale e tutte le accuse saranno